Nord Stream. Sabotaggio a stelle e strisce? Regno Unito. Presto jet e soldati all'Ucraina. Un test per i secoli. Tensioni tra Pechino e Washington sulle sanzioni a Damasco. Petrolio russo. Embargo a parole. Nonostante le sanzioni, gli affari con la Russia vanno avanti. Washington e Varsavia unite per il fallimento strategico di Mosca. Sempre più muri in Europa. Teheran mostra i muscoli a Stati Uniti e Israele. Dio, maschile o femminile? Svizzera, referendum popolare per il contante. Il viaggio interstellare continua. Buonasera a tutti. Zelensky vola a Londra e poi a Parigi e poi a Bruxelles e Sunak, in posa dinanzi a un carro armato, promette a Kiev missili a più lunga gittata. Per Mosca gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra ibrida totale contro la Russia, una guerra che porta con sé il rischio reale, secondo Mosca, di uno scontro militare diretto tra le due superpotenze nucleari. Secondo il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, le prospettive di pace continuano a diminuire e il mondo rischia di avviarsi verso una guerra più ampia. Ma Joe Biden ribadisce al fianco dell'Ucraina finché sarà necessario, cioè fino all'ultimo ucraino. Nella sua celebre prefazione a Guerra e Pace, Leone Ginsburg distingueva tra personaggi storici e personaggi umani. I primi, i personaggi storici, diceva Leone Ginsburg, vivono sempre, in qualsiasi epoca, in tempi di guerra, mentre invece i secondi, personaggi umani, vivono sempre in tempo di pace. Tolstoi, pur avendo combattuto da giovane nel memorabile assedio di Sebastopoli e pur avendo poi raccontato in modo leggendario la guerra, si riservava comunque le proprie simpatie al mondo umano, cioè alla pace. Noi, guidati da uomini che nulla sanno né di guerra né di pace, né di vita né di morte, perché sono semplicemente simili a cani al guinzaglio con la musaruola, noi, figli di quel pezzetto d'umanità più protetto, noi siamo ora chiamati a fare la differenza, a prenderci cura del nostro avvenire con l'unica forma di sopravvivenza che ci è consentita, la resistenza. La resistenza alle fiamme della guerra, la disobbedienza, non certo per guardare indietro, ma per portare in salvo almeno i sogni dei bambini insieme a tutto ciò che di buono abbiamo creato per loro, senza più inganni e senza più ipocrisie. E buona fortuna a tutti. Le detonazioni al gasdotto Nord Stream sarebbero state causate da esplosivi piazzati da sommozzatori statunitensi nel giugno 2022. È la tesi del giornalista Seymour Hersh, vincitore del premio Pulitzer 1970, che in un articolo pubblicato sul proprio blog riporta come l'estate scorsa alcune unità subacquee della Marina degli Stati Uniti, agendo sotto la copertura delle esercitazioni NATO denominate Bolt Ops 22, abbiano piazzato ordigni attivati a distanza il 26 settembre per mezzo di una boa sonar lanciata da un aereo della Marina norvegese. Hersh scrive che l'operazione sarebbe stata pianificata direttamente dalla Casa Bianca per 9 mesi. Una task force, rigorosamente sotto copertura, dei capi di Stato Maggiore congiunti di CIA, funzionari del Dipartimento di Stato e del Tesoro, sarebbe stata convocata già alla fine del 2021 per preparare una provocazione alla Russia con l'obiettivo di non lasciare prove.
Nel dettaglio, il giornalista ipotizza che i sommozzatori, addestrati presso il Diving and Salvage Center della Marina degli Stati Uniti in Florida, fossero addestrati per immersioni tecniche che prevedono l'utilizzo di esplosivi di tipo C4 per disinnescare ordigni inesplosi e per operazioni di sabotaggio, come far saltare in aria piattaforme petrolifere straniere o intasare le valvole di aspirazione delle centrali elettriche sottomarine. La tesi di Seymour Hersh potrebbe in un certo senso spiegare le affermazioni di Biden di un anno fa, quando dichiarò: «Se la Russia invade, non ci sarà più Nord Stream 2». Una tesi che, stando alle dichiarazioni della portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, Adrienne Watson, sarebbe pura finzione e, pertanto, completamente falsa. Fabio Belli, TG Sole 24. Il Regno Unito amplierà l'addestramento del personale militare ucraino e fornirà a Kiev armi a lungo raggio. È quanto ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak prima dell'incontro odierno con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Londra. Un incontro che ha avuto dunque un duplice approccio. Da una parte intensificare la fornitura di aiuti letali e a lungo raggio a Kiev e dall'altra addestrare piloti di caccia e Marines che si aggiungeranno al programma di formazione già in corso nel Regno Unito con la partecipazione di 10.000 reclute ucraine negli ultimi 6 mesi più altre 20.000 previste per il 2023. Il Regno Unito ha annunciato anche ulteriori sanzioni che hanno preso di mira personalità giuridiche russe, tra cui le società di difesa Arte Complex, Abaron Logistics, Universal Mash e Tapas. Il nostro obiettivo resta quello di garantire la vittoria dell'Ucraina in questo conflitto. Continueremo a sostenerla per garantire una vittoria militare convincente sul campo di battaglia quest'anno, ha detto il premier britannico. Il tutto, secondo quanto emerge dal numero 10 di Downing Street, per lavorare ad una pace giusta e duratura. Zelensky, in attesa della visita a Bruxelles prevista per domani 9 febbraio, è stato ricevuto anche a Westminster, dove è tornato sull'importanza di portare Vladimir Putin davanti alla giustizia internazionale, additandolo come il male. Ha poi insistito sulla necessità di mettere fine all'impunità di Mosca e di imporle in futuro di pagare per la ricostruzione dell'Ucraina. La libertà, ha detto, vincerà e la Russia perderà. Zelensky, dopo l'udienza con Re Carlo III a Buckingham Palace, è atteso in serata a Parigi per un incontro all'Eliseo con Macron e Scholz. Domani sarà a Bruxelles, dove verrà accolto dal Consiglio europeo e dal Parlamento, incontrando a margine anche il premier italiano Giorgia Meloni. Fabio Belli, TG Sole 24. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso annuale al Congresso, ha definito l'ingresso delle truppe russe in Ucraina un test per i secoli, per gli Stati Uniti e il mondo intero, e ha tessuto le lodi del suo paese che sarebbe stato in grado di unire la NATO e creare così una coalizione globale per aiutare l'Ucraina. Al tempo stesso, l'ex presidente Donald Trump ha nuovamente affermato che potrebbe porre fine al conflitto in Ucraina in 24 ore, se fosse ancora alla Casa Bianca. Nel frattempo, il rappresentante della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, ha puntato il dito contro l'Occidente per l'utilizzo del solito doppio standard, visto che, secondo il rappresentante, non vi sarebbe stata uguale condanna dell'uso delle armi chimiche da parte di Kiev, il cui utilizzo sarebbe stato ostentato fieramente anche dai media ucraini. Nebenzia ha poi espresso speranza che le prospettive di pace diventino più vicine quando l'Occidente smetterà di pompare armi in Ucraina. Prospettive che sembrano ancora lontane, visto che il Regno Unito e gli altri paesi europei fanno a gara per esaudire i desideri di Kiev. Ma mentre c'è chi richiede attrezzature e sostegno militare all'Occidente, c'è anche chi lo rifiuta, come l'esercito sudafricano, che ha declinato l'invito di effettuare esercitazioni navali congiunte con gli Stati Uniti, preferendo continuare quelle con Russia e Cina, denominate MOSI 2. A dichiararlo è stato il contrammiraglio delle forze navali statunitensi in Europa e Africa, Chase Patrick. Fabio Belli, TG Sole 24.
Anche la Cina si unisce al coro di quanti, di fronte ai tragici eventi che hanno colpito Siria e Turchia, chiedono agli Stati Uniti di revocare le sanzioni a Damasco e rendere possibile così l'arrivo di aiuti umanitari nelle aree devastate dal terremoto. Durante un briefing odierno, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha esortato Washington a mettere da parte le proprie ossessioni geopolitiche e a revocare immediatamente le sanzioni unilaterali alla Siria. Sanzioni che, come si sa, paralizzano il popolo siriano da anni, un popolo già martoriato da 12 anni di guerra e che ora vede aggravarsi una situazione umanitaria già insostenibile. Gli Stati Uniti, ha continuato la portavoce degli esteri cinese, sono stati a lungo coinvolti nella crisi siriana con frequenti interventi militari e dure sanzioni economiche che hanno causato enormi perdite civili e sottratto mezzi di sussistenza ai siriani. Mentre parliamo, le truppe statunitensi continuano ad occupare le principali regioni produttrici di petrolio della Siria, saccheggiando oltre l'80% della produzione petrolifera del paese e contrabbandando le sue scorte di grano. Pechino non ha usato mezze parole, quindi, nei confronti dei rivali statunitensi, cogliendo così l'occasione per smascherarne il ruolo distruttivo in Medio Oriente. La Cina, nel frattempo, avrebbe già inviato squadre di soccorso in Turchia e offerto aiuti per 40 milioni di yuan e si sarebbe attivata, ha riferito la portavoce, per inviare aiuti umanitari anche in Siria per 30 milioni di yuan. Pare che anche Bruxelles farà la propria parte. Dopo aver ricevuto un'esplicita richiesta di assistenza da parte del governo siriano, oggi, 8 febbraio, la Commissione europea ha annunciato l'invio di aiuti umanitari di emergenza in Siria per una cifra iniziale di 3,5 milioni di euro, che andranno ad aggiungersi a quelli garantiti alla Turchia attraverso il meccanismo di protezione civile europeo. Elisa Angelone, TG Sole 24. L'Unione Europea ha consentito alcune eccezioni per l'acquisto dei prodotti petroliferi russi. Ad affermarlo è il sito web della Commissione Europea, secondo cui le misure sul prezzo massimo, entrate in vigore il 5 febbraio, escluderanno il petrolio non prodotto in Russia, oltre ai prodotti miscelati assieme a quelli russi. Le attuali regole, studiate dai cervelloni, si fa per dire, del vecchio continente per cercare di ridurre gli introiti del Cremlino, prevedono due massimali distinti per categoria. $100 al barile per i prodotti di alta qualità come il diesel e il carburante per gli aerei e $45 per i prodotti di bassa fascia come nafta e olio combustibile. Tuttavia, la data del 5 febbraio è stata tutt'altro che tassativa, visto che ai Paesi membri è stato concesso un periodo di transizione di 55 giorni per ragioni di contratti e di trasporto. Una transizione alla quale si aggiunge ora la precisazione odierna che consente, o magari consiglia, di acquistare ugualmente il petrolio di proprietà russa purché lo si mescoli con altri prodotti o, meglio ancora, lo si prelevi da giacimenti non situati in Russia. Dunque, fra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, un po' come la presunta uscita in massa delle aziende straniere operanti in Russia. Fabio Belli, TG Sole 24. Esattamente come nel settore energetico, nonostante le sanzioni che ormai non si contano più e dichiarazioni di condanna, l'Occidente sembra restio a rescindere i propri rapporti con la Federazione Russa. Due ricercatori svizzeri dell'Università di St. Gallen hanno infatti rilevato come appena il 9% delle quasi 1500 aziende occidentali con filiali sul territorio russo avrebbe effettivamente trasferito le proprie attività al di fuori della Russia. Si tratterebbe, secondo lo studio svizzero, di appena 120 aziende. Tutte le altre, dunque, non hanno disinvestito e hanno ridotto i propri servizi, limitandosi semmai a sospendere le attività per poi riprenderle in un prossimo futuro. Di fatto, prendono tempo. Insomma, le aziende occidentali, nonostante le pressioni dei governi che intendono danneggiare quanto più possibile l'economia russa, sembrano ancora affezionate alla Russia, soprattutto quelle tedesche ma anche statunitensi e italiane. Stando al database curato dall'Università di Yale, sarebbero a tutti gli effetti solo due le aziende italiane che hanno abbandonato la Federazione Russa, Enel e Generali. E non sarebbero poi così poche quelle che continuano ad operare in Russia.
Nonostante le previsioni catastrofiche, il Made in Italy in generale, che vede nei russi i propri acquirenti principali, ha retto al peso delle sanzioni e le vendite in Russia sono sì calate, ma non in modo così drammatico. Si parla comunque di 4,8 miliardi di fatturato per l'export italiano verso la Russia nel 2022 contro i 6,5 miliardi degli anni precedenti. Politico parla di impatto ritardato delle sanzioni, ma la verità è che le aziende europee non hanno fretta di rinunciare ai propri affari per il volere di pochi eletti che da tempo hanno dichiarato guerra alla Russia e stabilito il suicidio dell'Europa. Elisa Angelone, TG Sole 24. A conferma del fatto che Varsavia è ormai il principale avamposto della NATO in Europa, dove si fa portavoce degli interessi statunitensi sul fronte orientale, è stata pubblicata lo scorso 3 febbraio sul sito del Dipartimento di Stato americano una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Polonia sul dialogo strategico tra i due paesi. Violando i principi fondamentali dell'ordine internazionale basato sulle regole, la Russia ha dimostrato di non essere un partner affidabile e deve essere ritenuta responsabile, si legge nel testo della dichiarazione, che prosegue: «Restiamo impegnati a garantire che l'aggressione della Russia all'Ucraina rimanga un fallimento strategico. La Bielorussia, la Repubblica di Corea e l'Iran dovrebbero cessare il loro sostegno alla Russia e la Repubblica Popolare Cinese dovrebbe interrompere l'amplificazione delle false narrazioni del Cremlino». Le due parti si impegnano quindi a fornire tutta l'assistenza necessaria a Kiev per far sì che Mosca si ritiri da tutto il territorio dell'Ucraina. A questo si aggiunge anche la volontà congiunta di rafforzare il regime sanzionatorio contro Mosca e ostacolare le pratiche piuttosto diffuse di elusione delle restrizioni. Il tutto per salvaguardare quelli che nella dichiarazione vengono chiamati valori e interessi condivisi, e che nella realtà si potrebbero tradurre nella ben più concreta volontà di annientare la Russia come espressione di un mondo alternativo a quello unipolare e, nel caso di Varsavia, nella prospettiva di far propri i territori dell'Ucraina occidentale. Non manca poi un accenno a quella che, con ogni probabilità, sarà la prossima area di conflitto. «Riaffermiamo il nostro impegno», si legge nella nota, «a lavorare con i nostri partner per realizzare la nostra visione condivisa di un Indo-Pacifico libero e aperto, più connesso, prospero, sicuro e resiliente». Elisa Angelone, TG Sole 24. Muri e barriere vanno sempre più di moda in Europa. Dopo aver completato la scorsa estate la costruzione di un muro in acciaio alto oltre 5 metri al confine con la Bielorussia, ora Varsavia intende realizzare un'altra barriera, questa volta al confine con l'exclave russa di Kaliningrad, nel nord del paese. Il piano prevede la costruzione di una barriera elettronica lunga 200 km che, per mezzo di telecamere e sensori, potrà monitorare il confine 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo modo, le guardie di frontiera potranno intervenire solo quando si verifica effettivamente un tentativo di attraversamento, grazie agli avvisi dei sistemi di rilevamento. Un progetto che, d'altra parte, appare perfettamente in linea con l'attuale società della sorveglianza. L'installazione della barriera dovrebbe iniziare a marzo di quest'anno. Non si tratterebbe di un'urgenza, in quanto, secondo la guardia di frontiera polacca, la situazione al confine con l'oblast di Kaliningrad è al momento tranquilla. Ma Varsavia teme una nuova ondata di migranti, dopo che l'aeroporto di Kaliningrad ha inaugurato nuove tratte, aprendo a voli provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Secondo il governo polacco, tutto ciò farebbe parte di un'operazione ibrida di Russia e Bielorussia contro la Polonia. Elisa Angelone, TG Sole 24. In piena escalation con gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali, la Repubblica Islamica dell'Iran ha deciso di mostrare al mondo intero i suoi muscoli militari. Questo martedì, sulle televisioni locali, sono infatti state trasmesse le immagini di una nuova base sotterranea di ultima generazione, battezzata col nome di Aquila 44.
Già un anno fa Teheran aveva mostrato un filmato di questo tipo, ma in quel caso il centro operativo esibito dall'esercito non era ancora in grado di ospitare bombardieri. Aquila 44 fa dunque segnare un importante passo avanti nello sviluppo della tecnologia militare iraniana. Costruita in una località montuosa segreta, la base sarebbe infatti in grado di funzionare come rampa di lancio per aerei da combattimento e droni. La struttura disporrebbe inoltre di varie sezioni come hangar, posti di comando, centri di manutenzione e depositi di carburante. Durante la sua visita alla base, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, Mohammad Bagheri, ha spiegato che Aquila 44 fa parte di una complessa rete di basi sotterranee appositamente studiate per lanciare operazioni aeree a sorpresa. «È in questo modo che risponderemo agli attacchi dei nostri nemici», ha dichiarato il massimo responsabile dell'esercito, lanciando in questo modo un inequivocabile segnale a Israele, principale sospettato della recente offensiva contro il sito militare iraniano di Isfahan. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. La Chiesa anglicana sta pensando di introdurre la questione sul linguaggio di genere durante le funzioni religiose. Per i promotori dell'iniziativa, il presupposto si baserebbe su un'errata interpretazione teologica di Dio come esclusivamente maschile. I dettagli del progetto, secondo quanto riporta il Telegraph, sarebbero emersi in un'interrogazione scritta inviata alla Commissione liturgica allo scopo dichiarato di sviluppare un linguaggio più inclusivo. La mossa è stata tuttavia criticata da alcuni membri conservatori come padre Ian Paul, che ha liquidato la questione dei pronomi maschili per Dio che non dovrebbe essere inteso come sessuato a differenza dell'umanità. Il fatto che sia chiamato padre non implica che sia maschio, ma allo stesso tempo non può essere sostituito da madre o dal termine neutro genitore, ha detto padre Paul. La notizia giunge in un momento di tensione all'interno della Chiesa anglicana, mentre il Sinodo si prepara per uno storico voto, alla fine di questa settimana, sulle benedizioni per le coppie dello stesso sesso. La questione di genere, tanto cara ai globalisti del pensiero unico, si espande a macchia d'olio anche in un consesso fino a pochi anni fa impensabile come quello ecclesiastico. La finestra di Overton è definitivamente aperta. Fabio Belli, TG Sole 24. La Svizzera si avvia verso un voto referendario per mantenere in uso il denaro contante. Il Movimento per la Svizzera Libera in autunno ha messo insieme 111.000 firme, ottenendo così il via libera al voto popolare. Il movimento chiede che la Banca Centrale e il Governo federale stabiliscano che una sorta di tetto minimo di contante resti comunque in circolazione. Il portavoce, Charlie Pash, ha fatto presente che, a suo dire, i limiti al contante che stanno ponendo in Italia e in Francia finirebbero con l'indebolire il tessuto sociale. Sì a una valuta svizzera libera e indipendente sotto forma di monete o banconote, si legge sul manifesto del movimento. Il timore, infatti, è che un graduale passaggio ai pagamenti elettronici prenda il sopravvento sull'uso del contante, diventando un mezzo per monitorare e controllare i cittadini. In questo modo il paese elvetico diventerebbe il primo paese a contante obbligato. Jeff Hoffman, TG Sole 24.